Oggi preparo qualche contorno per i giorni che verranno e comincio dai fagiolini che lavo con acqua e bicarbonato e poi vado a preparare, li faccio bollire in acqua e sale e poi li lascio in un contenitore così li ho pronti per questa settimana. Ho già preparato l'acqua, metto il sale e i fagiolini. Lascio cuocere per circa 5 minuti. I pomodorini, questi invece li vado a lavare bene sempre col bicarbonato, poi li asciugherò un pochino con della carta Scottex e li vado a ritirare nei contenitori, così sono già lavati e pronti da utilizzare. Li lascio qualche minuto a bagno con il bicarbonato e poi li vado a sciacquare di nuovo. Ok, ora li asciugo e poi li ritiro in questo contenitore con della carta Scottex. Così sono pronti in settimana quando voglio fare delle bruschette oppure voglio fare magari qualche cereale con pomodorini, feta e insalate. Sono comunque già lavati e pronti. E anche i fagiolini sono cotti. Preparo anche questo ultimo finocchio che mi è rimasto in frigo. L'ho lavato bene, adesso lo taglio. Anche questo lo ritiro dentro un contenitore con un po' di carta. Così per le mie insalate è già pronto. Avevo delle zucchine in frigo e un peperone, quindi le vado a tagliare e le preparo, le condisco per poi cuocerle in forno. Fatemi sapere nei commenti se anche voi fate così, se vi preparate i contorni per la settimana e poi così dovete solo mettere insieme gli ingredienti ed è più veloce e facile anche inventarsi qualcosa da mangiare. Le verdure le condisco con dell'olio extravergine di oliva, dell'aglio secco, pepe nero, sale, origano e un bel po' di curry. Poi li metto in forno per circa 20 minuti a 200 gradi. Preparo anche delle uova sode da tenere in frigo. Sono pronte, quindi vado a metterle in questo contenitore di vetro. Come avete capito, io faccio delle cose molto semplici e veloci, quindi anche quando preparo queste cose cerco sempre di preparare cose semplici da non complicarmi la vita, che però sono comode perché le ho già pronte. Se si hanno gli ingredienti già pronti, si è più invogliate a cucinare e a mangiare anche sano perché vi preparate le cose voi a casa. Ok, qui i contorni sono pronti. Io ho fatto i fagiolini, le uova, le verdure. Qua c'è il finocchio. Qui ci sono i pomodorini. E così almeno quello che avevo in frigo l'ho preparato, l'ho fatto andare. Stamattina per colazione volevo mangiare lo yogurt con la frutta
e un po' di frutta secca, quindi preparo tutto e poi facciamo colazione. Un po' di semi tritati, principalmente sono semi di chia. Poi vado a tostare qualche mandorla. Allora, oggi devo andare a fare la spesa, però il frigo è un po' in disordine e poi comunque dovrei dargli una pulita alla veloce, quindi non sto a smontarlo tutto perché non ho molto tempo, però lo svuoto e prepariamo insieme una soluzione per pulirlo. Ho recuperato questo flacone perché ho finito il multiuso, quindi con questo aggiungo un po' d'acqua. E poi aggiungo l'aceto di alcol. Le quantità non ve le so dire, io mi regolo a occhio. Io ne metto un po', agitiamo bene e la soluzione è pronta. E con questo vado a pulire l'interno del frigo. Poi questi cassetti li ho tolti e li ho lavati in lavastoviglie, quindi dovevo riordinare e pulire solo i ripiani. Con un panno e il detergente che ho preparato vado a pulire tutti i ripiani. Bene, tutto pulito. Ora non mi rimane che riorganizzarlo un attimo, riordinarlo e ho finito. Bene, il frigo ordinato e pulito, ho cambiato il bicarbonato di questo barattolino in modo che sia più efficace e lo utilizzo più che altro per gli odori e devo dire che mi trovo bene perché funziona. Lo vado a mettere all'interno del frigo e dopo un tot di tempo lo cambio. Ora vado a pulirlo fuori, sempre con la stessa soluzione di acqua e aceto di alcol. L'aceto di alcol per pulire soprattutto queste superfici come il fornello, il frigorifero, è ottimo perché toglie gli aloni, pulisce bene, sgrassa e le superfici rimangono belle lucide. Fatemi sapere se anche voi lo utilizzate. Io l'ho comprato da Tigotà. È arrivata l'ora di pranzo. Ma io mi sono portata avanti perché vi ho fatto vedere che ieri ho preparato i contorni, ho anche le uova, quindi direi che sono a posto. Riscaldo un po' le verdure al microonde, ho le zucchine con i peperoni. Come fonte di carboidrati mangerò delle gallette di farro, i fagiolini.
Ecco qua. Il pranzo è pronto. Buon appetito. Allora, è appena tornato Stefano da fare la spesa alla Lidl, quindi facciamo un veloce svuota alla spesa e vi faccio vedere cosa ha comprato. Allora, ha preso le uova, queste 12, grandi, no, medie, uova medie. La bevanda di avena senza zuccheri aggiunti e poi ha preso quella di soia, sempre senza zuccheri aggiunti, e la bevanda di riso. Poi il prezzemolo, questo è molto buono, il prezzemolo secco della Lidl. Se vi capita prendetelo perché è veramente buono. E il pane per la colazione, questo qua, pane integrale a fette, per quando siamo un po' di corsa. Questo qua va benissimo. Le gallette di farro, anche queste qua sono molto buone, le alterniamo al pane per colazione, per pranzo, per cena. Lui se le porta al lavoro, quindi sono ottime. Anche queste poi sono biologiche, queste, quindi se le trovate anche queste prendetele e provatele. Questa è mi che gioca col suo giochino. Poi il paccone di fette biscottate, all'interno ce ne sono 4 confezioni. Queste qua sono fette biscottate integrali, anche queste sono molto buone. Poi i fiocchi d'avena, questi della Lidl ci piacciono parecchio, solitamente prendiamo quelli all'Inns, però quelli all'Inns non sono spezzettati, invece questi qua sono già più spezzettati, quindi il porridge risulta secondo me più cremoso, quindi anche questi provateli perché sono buoni. Poi è 100% avena integrale, ad alto contenuto di fibre, ne ha prese 2 pacchi. I limoni, perché li avevamo finiti, poi ha preso un po' di verdura, tra cui i finocchi, che questi qua li facciamo andare parecchio, ne ha presi 2. Poi i peperoni rossi, ma in generale i peperoni per Charlie e anche per noi, perché sapete che il porcino d'India ha bisogno della vitamina C, e quindi il peperone è ricco di vitamina C, quindi eccoli qua, sia per noi che per lui, dei bellissimi, ah che belli che sono, dei bellissimi peperoni. Poi l'avocado, l'avocado non lo prendiamo spesso, però devo dire che quello della Lidl è molto molto buono, tra tutti il più buono secondo me. Poi ne ha presi 2 avocado. Le banane, perché le banane a casa nostra non mancano mai. Poi ha preso anche le bustine per Micia della Gourmet, e perché questa qua cos'è? Filettini in salsa, perché adesso Micia, siccome ha dei problemi al naso, fa fatica a mangiare le crocchette, quindi gli diamo l'umido. Ho preso delle zucchine e poi arriviamo al reparto frigo. Formaggio spalmabile, questo direi che è ottimo anche per fare colazione, non solo a pranzo, a cena, con la marmellata, poi molto buono con la frutta. E poi una sola confezione, 2 confezioni di lasagne, queste qua sono molto buone. Ti stavi già preoccupando? Abbiamo provato quelle al pesto, ma devo essere sincera, non mi sono piaciute, cioè mangiabili ma non buone come queste. Queste qua ci piacciono tantissimo. E poi il seitan, perché il seitan che troviamo lì alla Lidl è molto buono, è molto tenero e ci piace parecchio, quindi quando capitiamo alla Lidl lo prendiamo sempre. I mirtilli, devo dire che sono anche belli, vediamo se riesco a aprirli senza fare danni. Guardate che bei mirtilli, i mirtilli sono molto molto buoni, fanno molto bene, quindi li mangiamo spesso. Il tofu, anche questo, l'odiato tofu, che poverino, alla fine se lo cucinate bene è veramente buonissimo, ma soprattutto è una fonte di proteine e in più fa benissimo alla salute questo prodotto, quindi se lo trovate prendetelo e guardate le nostre ricettine sul canale. Poi una mozzarella, per quando vogliamo fare pomodoro mozzarella o mozzarella con la pasta. E gli gnocchi, le chicche di patate. Queste qua sono buonissime, con i pomodorini fatti in padella, che fate un bel sughetto, sono proprio buoni. E poi ha preso anche il vegan burger. Era un po' che non prendevamo prodotti confezionati di questo genere, però siccome ogni tanto, comunque siamo anche noi che non ci abbiamo, ogni tanto anche noi non abbiamo voglia di cucinare, ha fatto bene a prenderlo. E boh, direi che ci siamo. Questa era la spesa che abbiamo fatto.
Bene ragazzi, Aurora è andata ad andare da mangiare a Kira perché era la che chiamava, c'aveva famina. E niente, adesso io ritiro la spesa, e siamo contenti di avervi tenuto compagnia come sempre, mi raccomando continuate a seguirci, ci fa tantissimo piacere dei vostri commenti e soprattutto di farvi vedere e conoscere anche magari delle cosine nuove che ci sono all'interno dei supermercati. Bacio, ciao a tutti!